Oggi 24 maggio 2015, anniversario ed è il centenario dell'inizio della Prima Guerra Mondiale. Ci ritroviamo qui presso il Monumento dei Ragazzi del 99 per onorare i protagonisti di questo evento. Quest'anno la manifestazione avrà un valore aggiunto perché ci saranno alcune sorprese. In primis una delegazione estera che è appassionata ed è un vecchio alpino ed è Renato Mondaini, che è venuto appositamente dal Lussemburgo per onorarci per questa manifestazione, e per la prima volta un nostro concittadino toccolano che è Vittorio Di Giulio, che ci accompagnerà durante la manifestazione con alcuni squilli di tromba. Io volevo ringraziare tutti quelli che partecipano e diamo inizio alla manifestazione. Grazie. Alpini, attenti! Alza bandiera! Alpini, lì! Passo! Alpini a posto, alpini, attenti! Onore ai caduti! Alpini, passo! Alpini, attenti! Alpini, lì! Passo! Alpini, attenti! Sulle nude rocce, sui perenni ghiacciai, su ogni balza delle Alpi, ove la provvidenza ci ha posto baluardo fedele delle nostre contrade, noi, purificati dal dovere pericolosamente compiuto, eleviamo l'animo a te, o Signore, che proteggi le nostre mamme, le nostre spose, i nostri figli e fratelli lontani, e ci aiuti ad essere degni della gloria dei nostri Alpi. Dio Onnipotente, che governi tutti gli elementi, salva noi, armati come siamo, di fede e di amore. Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della tormenta, dall'impeto della valanga. Fa che il nostro piede posi sicuro sulle creste vertiginose, sulle diritte pareti, oltre che bracci insidiosi. Rendi forti le nostre armi contro chiunque minacci la nostra patria, la nostra bandiera, la nostra millenaria civiltà cristiana. E tu, Madre di Dio, candida più della neve, tu che hai conosciuto e raccolto ogni sofferenza ed ogni sacrificio di tutti gli alpini caduti, tu che conosci e raccogli ogni anelito e ogni speranza di tutti gli alpini vivi e in armi, tu benedici e proteggi i nostri battaglioni e i nostri gruppi, così sia. Fini, lì, passo! Bravi, bravi tutti! Alcune poesie di Ungaretti ho ritenuto opportuno riportare due parole che Ungaretti scrisse in una notte di bombardamenti, e leggendo questa si può capire molto meglio, quindi preferirei leggerla. È vero, non si festeggia l'inizio delle guerre, se ne festeggia la fine. Veglia. Cima 4.
23 dicembre 1915. Datemi un minuto. Un'intera nottata ha buttato vicino a un compagno massacrato, con la sua bocca digrignata, volta al plenilunio, con la congestione delle sue mani penetrata nel mio silenzio. Ho scritto lettere piene d'amore. Non sono mai stato tanto attaccato alla vita. Giuseppe Ungaretti.